Giorgio Alcat ha presentato il suo Uno X, che è un prodotto che rinasce su Android Go. Guardiamo insieme la distribuzione, quindi System, smartphone, e possiamo vedere che abbiamo Android 8.1 con addirittura le patch che sono aggiornate al febbraio 2018, quindi 5 di febbraio. È un prodotto che è estremamente economico, con un hardware davvero basilare, ma che gli permetterà di avere un'esperienza tutto sommato di buon livello. È presente nella parte anteriore uno schermo con una diagonale da 5,3 pollici di 18 noni, quindi parliamo comunque di un full view. È presente nella parte anteriore la capsula auricolare, una fotocamera da 8 megapixel, sensore di luminosità e di prossimità, con i tasti che sono poi compresi all'interno dello schermo. Guardiamo invece sul frame cosa è presente: il jack da 3,5 mm, il secondo microfono, abbiamo qui un tasto per andare a risvegliare lo schermo con ziclinatura e il tasto per la regolazione dei volumi. In basso il primo microfono con la porta di tipo micro USB e il carrellino per andare ad installare la quindi SIM. Fotocamera da 13 megapixel posteriore con flash LED, un prodotto che, come vi stavo dicendo, è davvero basilare. Batteria da 2400 mAh, colorazione bianca che non mi convince particolarmente, trovo sia migliore la colorazione più scura. Un prodotto che però sta molto bene in mano proprio perché ha un display molto piccolo. Guardiamo all'interno delle impostazioni cosa è presente. Abbiamo tutta una serie di opzioni che conosciamo, particolarmente ricca. Possiamo anche andare a cambiare ovviamente la grandezza del font, come siamo stati abituati dalle versioni precedenti. Abbiamo anche la tecnologia MiraVision, che quindi ci permetterà di andare per l'appunto a regolare quelle che sono le tonalità di questo schermo. Con un doppio clic sul tasto di accensione possiamo entrare all'interno dell'applicazione fotocamera. Provo velocemente a fare una fotografia, non mi è sembrato un fulmine di guerra. In effetti mette a fuoco e scatta in tempi abbastanza lunghi. Abbiamo all'interno delle impostazioni la possibilità di scattare fotografie in modalità auto, panoramica, timelapse, social e light rays. All'interno dell'applicazione social, quindi scegliendo questa opzione, possiamo poi fare tutta una serie di ricondivisioni, modificare le fotografie, renderle più belle di quanto siamo stati capaci di fare rientro all'interno della fotocamera. Vediamo invece i video e le impostazioni che sono presenti per l'appunto. Anche in questo caso niente di particolare dal punto di vista multimediale, comunque io sono molto curioso di provarlo anche sul campo. Vi faccio vedere infine il multitasking, che come potete vedere si va a sviluppare in questo modo qui. Possiamo scegliere di quindi chiudere un'applicazione in questo modo, anche facendo la classica pressione sulla X. Abbiamo tutta una serie di applicazioni Go, come Gmail, Assistant, Google Go, YouTube Go e Map Go, che ci permetterà di poter utilizzare per l'appunto queste applicazioni in modo fluido, convincente, anche su un hardware che vi vado a ricordare essere fondamentalmente alla base di quella che è l'esperienza Android. Molto molto interessante per i mercati emergenti. Il prezzo va da 99 euro sino ai 109 euro finali, verrà ad essere distribuito soltanto su alcuni mercati europei, vedremo se raggiungerà anche il mercato italiano. Per il momento è tutto qui da Barcellona.